Pizza Village è uno degli eventi più attesi che si svolgono a Napoli da alcuni anni e che dall'anno scorso abbiamo voluto insieme con gli organizzatori trasferire alla mostra ad Oltremare. Un evento molto atteso perché naturalmente elogia, promuove, racconta l'alimento più noto della nostra città che è la pizza. Molto atteso perché unisce degustazioni, ovviamente insomma, la conoscenza di questo alimento, a musica, a spettacoli, e quindi diventa un'attrattiva per tutti, sia per chi è appassionato di pizza, ma anche perché per le tante famiglie che l'anno scorso abbiamo visto essere numerose. La 12ª edizione del Pizza Village si svolgerà dal 14 al 23 giugno alla mostra d'Oltremare. La manifestazione, che attira migliaia di partecipanti, punta a superare i numeri delle edizioni passate e promette nuovi appuntamenti anche in altre città d'Italia ed Europa, a dimostrazione del successo di un progetto che attira da anni cittadini e turisti e promuove l'immagine della città anche oltre i confini nazionali. Noi stiamo vivendo un altro anno record di presenze turistiche. Dopo la Pasqua abbiamo avuto in questo weekend decine di migliaia di persone presenti nella nostra città, presenti perché Napoli ha un appeal molto forte, non c'è più un fenomeno scudetto o altro, adesso c'è proprio l'effetto Napoli. Ce lo raccontava l'altra sera durante l'evento Racing Show, ce lo raccontava l'AD di Trenitalia, che diceva, ci ha raccontato che i turisti che arrivano all'aeroporto di Fiumicino, la prima destinazione che chiedono è proprio Napoli. Quindi c'è un effetto Napoli molto forte, noi siamo impegnati a fare in modo che il turismo sia non un fenomeno transitorio nella nostra città, ma un fattore di crescita economica, di benessere e occupazionale. E noi sosteniamo questa iniziativa alla Mostra d'Oltremare, rafforzeremo anche la sinergia con gli altri eventi che ci saranno in quei giorni, perché abbiamo i concerti al San Paolo, quindi organizzeremo anche i trasporti per favorire ovviamente la mobilità da e verso Fuorigrotta, e chiaramente insomma è un evento che fa parte della nostra programmazione, viene oramai annunciato con grande anticipo ed è un evento molto importante. Sul lungomare noi pensiamo più a eventi sportivi, chiaramente anche quelli vanno ben calibrati per fare in modo che l'impatto sulla città sia sostenibile, ma noi la volontà dell'amministrazione è di avere eventi distribuiti su tutta la città, abbiamo anche il centro direzionale che potrà essere in futuro una ottima location, abbiamo Piazza Mercato, quindi cercare di lavorare sulla diversificazione per fare in modo che ci siano eventi in tante parti della città e questo aiuti anche a distribuire sia i cittadini che i turisti nella nostra grande Napoli che ha tante bellezze.